Sono pochi gli esemplari compatti con vocazione sportiva, pian piano accantonati dalle normative antinquinamento e le richieste di un mercato sempre più interessato al risparmio e meno al piacere di guida. In questa già ridotta offerta, andando a contenere i costi di listino, la rosa diminuisce, ma sono in particolare due le vetture ad attirare la nostra attenzione. Una la conosciamo già da anni, quasi un riferimento tra le sportive pepate. Ci basta infatti nominare lo Scorpione per scaturire nella mente di molti l'immagine dell'Abarth 695, un'icona che ha segnato il passaggio nel mondo delle sportive di molte generazioni. La seconda è invece più moderna ed ha bisogno di qualche presentazione. Arriva dalla Corea ed ha un'estetica più orientale, piena di spigoli taglienti. Nasce dall'utilitaria I-20, a cui sono stati però apportati muscoli e sostanza, oltre all'aggiunta di una N. In entrambe le vetture il tema portante è la leggerezza. Motori con centimetri contenuti, telaio rigido e peso piuma, per lavorare sull'importante aspetto del rapporto peso-potenza ed affidare leggerezza al retrotreno. Tante soluzioni tecniche che per noi comuni mortali si traducono in divertimento. Abarth 695 è l'essenza della sfacciataggine, grandi aperture, un'estetica che richiama il mondo del tuning ed un sound quasi irrealistico per una 500. Ma anche Hyundai 20N dice la sua, il frontale morde l'asfalto, il posteriore di certo non passa inosservato grazie al lavoro combinato di spoiler, estrattore e caratteristica firma luminosa. All'interno Abarth è l'essenza della sportività, materiali di pregio, alcantara, pelle e fibra di carbonio riescono a definire un ambiente racing, ricordandoci le qualità del nostro paese, sempre pronto ad offrire il meglio quando si tratta di artigianato. Meno elaborato invece l'abitacolo di 20N con ottimi materiali che si alternano con qualche plastica di troppo, ma dove serve, ovvero su volante, sedile, cambio e pedaliera, la qualità non manca. La posizione di guida è ribassata e il volante arriva direttamente dal resto della gamma N. Cosa che invece non possiamo dire della 695 con un sedile super contenitivo a cui manca però la regolazione in altezza come la profondità del volante, costringendo i più alti ad una posizione di guida non ideale. Insomma, l'estetica parla di sportività in modo estroverso, ma ora veniamo al succo, le prestazioni. Su Abarth possiamo dire che le dimensioni contano, infatti il telaio, per quanto irrigidito ed estremizzato rispetto alla sorella 500, mantiene le stesse volumetrie, agile e scattante ma un diavolo da gestire, con una distanza tra le ruote contenuta il divertimento è assicurato e se siete bravi piloti troverete pane per i vostri denti, ma occhio a non esagerare. Meno esasperata è invece la piccola coreana, delle proporzioni più basse e larghe creano una vettura più composta, forse meno estrema nelle sensazioni di guida, ma che nella sostanza trasmette più fiducia, dandoci l'impressione di avere un telaio in grado di gestire anche più cavalli di quelli a disposizione. Oltre alle pure prestazioni, le differenze tra queste due vetture le troviamo nell'utilizzo di tutti i giorni. Quando si possiede un Abarth ci si sposa alla sportività. Le impostazioni in grado di affievolire l'anima della vettura sono poche e non vi salveranno la schiena dalle buche cittadine, né vi offriranno un comodo spazio per quattro persone, ma vi regaleranno gioia ad ogni scalata. Mentre l'anima di Hyundai 20N si adatta più facilmente alle diverse situazioni, con quattro modalità in grado di settare motore, volante, ESP e scarico a seconda delle proprie esigenze, passando da docile a sportiva in meno di un secondo. Arrivando alla fine, per quanto riguarda il listino, il distacco è minimo e si aggira intorno ai 30.000 euro, lasciando la scelta solo ad una questione di cuore.